Il quartiere San Paolo avrà, dopo 10 anni, un presidio sanitario completo. Dopo numerosi rinvii, oggi è stato ufficialmente aperto il cantiere che darà vita alla Casa di Comunità, un importante centro di sanità territoriale. Alla posa della prima pietra erano presenti il presidente della regione Eugenio Giani, il direttore generale dell'ASL Toscana Centro, Mari, la consigliera regionale e candidata sindaca, Ilaria Bugetti, e il sindaco uscente, Matteo Biffoni. La struttura sorgerà sul terreno messo a disposizione del comune, tra via Toscanini e via Donzetti. La struttura di tipo diagnostico verrà portata avanti da numerosi medici di medicina generale e sarà attiva 24 ore su 24. La struttura rientra nella distribuzione sul territorio delle case di comunità, per cui sarà una struttura di 1800 metri quadrati su due livelli che accoglierà tutti i servizi classici di un hub, per cui assistenza infermieristica, servizi ambulatoriali, medicina generale, consultori, salute mentale, e poi accoglierà sul retro, con un accesso dedicato, la postazione di guardia medica, continuità assistenziale. Il quadro complessivo dell'intervento è di 6 milioni e 571 mila euro, di cui 4 provenienti da fondi statali e il resto da fondi regionali. Adesso ci siamo, proprio da domani l'altro l'azienda porterà qui i primi macchinari, inizierà con la fase di escavazione per poi nel corso di circa 2 anni realizzare il distretto e mettere a disposizione questo straordinario servizio di San Paolo, che come sapete è un piccolo comune all'interno del comune. Sarà un mini presidio ospedaliero, invece che andare al pronto soccorso, anche se non si riesce a trovare il medico di base, si viene qui e si sa che se non c'è il proprio, ma ci sono altri medici di base che hanno l'ambulatorio e che possono sostituirlo. Noi abbiamo qui investito più di 6 milioni, risorse della regione, ma anche la ASL poi ha completato con i suoi interventi. E accanto al nuovo edificio che completa l'ospedale per realizzare il più ampio e più vasto pronto soccorso, la sanità a Prato trova risposte davvero importanti.